Signori, dopo tantissimo tempo, vi porto finalmente il deck ninja. Let's go! Boys, bentornati sul canale, io sono Bash e oggi vi porto un deck che mi avete richiesto un po' di tempo fa e mi dispiace se non l'ho portato prima, ma volevo completarlo e mi mancavano alcune carte. Ovviamente stiamo parlando del deck ninja. Quanto è forte il nostro amico Hanzo, veramente fortissimo. Ma prima di tutto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciate un like per il supporto, cazzo. Ovviamente andatemi a seguire su Instagram, lo sapete, mi trovate come Bastardo7. Fatelo ragazzi, fatelo. E detto questo, direi di cambiare inquadratura. Iota! Ovviamente il mazzo ninja parte già che è coperto, fortissimo. Allora, deck ninja, veramente super budget, a parte per le carte che ci abbiamo messo che non c'entrano un cazzo con i ninja, però comunque di base ninja è un deck molto budget. Partiamo con il 3x di Hanzo, il nostro adorato ninja, veramente fortissimo. 3 copie di Tobari, una ninja che ci fa fondere nel turno dell'oppo. 3 copie di Mitsu, ho anche la versione Lost Art ma non l'ho messa perché non mi andava di sbustarla dal pacchetto. 2 copie di Kajero, la ninja cannone, questa se fa certi cannoni che non potete capire. Una copia di Baku e una copia di Green Ninja. Andiamo a chiudere il reparto ninja con una copia di Giorgio, veramente fortissimo Giorgio. Metto un attimo le carte in avanti, sempre che il sole non me le distrugga. Giorgio, prima ne giocavo 2 per, però a forza di pescarlo l'abbiamo messa 1 perché mi sono rotto il cazzo di pescarlo. Passiamo alle Entrap, qua dobbiamo giocarle ovviamente perché il mazzo non è un top tier, quindi ha bisogno comunque di tirare Entrap. 3 per di Ash, 3 per di Impermanence e 3 per di Nibiru. Diciamo che Nibiru, Ash e Impermanence più o meno paramo tutti i mazzi. Passiamo poi alle magie, 3 per di Rotolone Regina, il rotolo che non finisce mai, una copia dell'equipaggiamento. In alternativa si può giocare anche 2 per, secondo me, perché questa carta è veramente forte. Questa carta è veramente forte, non sottovalutate questa carta perché è molto forte. Infatti fate un attimo come va a fare a voi, io l'ho giocato pure a 2 per perché è veramente forte come carta. Una copia di Tenchi Kaimei e 3 per della trappolina delle foglie danzanti. Io non ho la carta trappola della moltiplicazione, in alternativa potete giocare anche quella, molto forte, io non ce l'ho e quindi non la gioco. 3 per di Libro della Luna, incredibile, questa carta si gioca da quando che è uscita, su Yu-Gi-Oh! Intendo. Una copia di Rota, una copia di Fusione Istantanea, una copia di Richiamato dalla Tromba. E poi andiamo a chiudere il mazzo con la carta che costa di più, ovvero il 3 per della Prosperity. Veramente devastante perché praticamente fa girare tutto il mazzo e evitiamo di partire con quelle mani di legno che altrimenti perderemo a tavolino la partita. Questa carta ovviamente ci fa partire in quelle situazioni in cui abbiamo delle mani di legno e riusciamo a giocare. Ovviamente la carta costa di più del deck, però se volete giocare ninja adesso l'hanno ristampata, compratevela prima che finisce a 2-1 perché tanto poi sicuramente l'ape febbraio finirà 2-1, quindi adesso se volete giocare il mazzo, fatelo! Fatelo ragazzi, fatelo! E questo era il main. Passiamo poi all'extra deck, 2 per del Gran Maestro Saizo, 3 per di Meizen, fortissimo, 3 per di Yagamarasu, o come cazzo si chiama, Yagurumaru, 3 per di Yagurumaru. 3 per di Yagurumaru, 3 copie di Yagurumaru, 3 copie di Yagamaru, 3 copie di Yagurumaru, veramente fortissimo, 3 copie di Yagurumaru, devastante questo, veramente forte, una copia della grande falena gigantesca perfetta, enorme, questa qua praticamente la cittiamo perché si evoca se abbiamo un mostro insetto equipaggiato con una magia equipaggiamento che ha più di 2000 di difesa, quindi praticamente la cittiamo. Una copia di Limite da 10.000 occhi, questa qua la andiamo a evocare con fusione istantanea e diventa praticamente il nostro acchiappa Entrap. Una copia di Punto Pecora, una copia di Unicorno, una copia di Pegaso, una copia del Calibro Spada e alla fine andiamo a chiudere il mazzo con una copia di Apollo USA. Let's go! E questo, signori, era l'extra deck.
Che dire, boys, il deck ninja è veramente budget, e poi se avete la prosperity o comunque se state pensando di comprarla per giocare anche altri mazzi, alla fine il deck ninja veramente costa un cazzo. Spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate un like per supportare il canale, iscrivetevi se ancora non avete fatto, che cazzo state a fa', e andatemi a seguire su Instagram, lo sapete, mi trovate come Bastardo7, fatelo ragazzi, fatelo! Detto questo, se beccamo al prossimo video, let's go! Sium 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 s